Stadio Liguori di Torre del Greco, Turris, Audace Cerignola. Le due squadre presentano un problema con il gol nell'ultimo periodo. Turris a secco da 389 minuti, Audace da 279. La Turris ha vinto appena una gara in 7 giornate ed è reduce dal pesante KO di Trapani. Il Cerignola rallentato nell'ultima settimana dopo un avvio sprint caratterizzato da 10 punti in 4 partite. La prima opportunità è per l'Audace. Salvemini, controllo e tiro sulla traversa con il mancino. Ottima giocata di Salvemini, sarà uno straordinario protagonista della serata di Torre del Greco. La replica della Turris con Trotta, schierato dal primo minuto al centro dell'attacco. In due tempi Saracco. Altra opportunità per l'Audace, sempre con Salvemini. Pallone sul fondo. Ancora Audace in avanti, il cross sul secondo palo russo, tap-in vincente di Salvemini. Al 31esimo Audace in vantaggio per la terza stagione consecutiva in gol contro la Turris. Il classe 1996 aveva punito la Turris anche nelle precedenti due annate con il Giuliano. Sul finire del primo tempo prova a pareggiare la Turris. Trotta in scivolata, non inquadra lo specchio sul tiro di Giannone. Cross da calcio d'angolo e Capomaggio deposita sul fondo. Nel recupero del primo tempo proteste da parte della Turris per un contatto sospetto nel cuore dell'area di rigore. L'arbitro lascia correre, poi Scaccabarozzi spara alto. Una gigantesca chance per l'1-1, capita Nocerino che sbatte addosso a Saracco. Cambia la partita sull'errore di Nocerino. Dall'altra parte Salvemini non fa sconti e si inventa il gol del 2-0, doppietta personale. Sono 53 i suoi timbri tra i professionisti, una perla assoluta di Salvemini per il 2-0. C'è spazio anche per il tris dell'Audace Cerignola. Altro tiro da fuori, Bianchini rientra dopo due partite, bella botta all'angolo su tocco di Paolucci. Primo gol tra i professionisti in Italia per l'argentino alla sua 20esima partita. Titoli di coda sul match, sfiora anche il poker l'Audace con Visentin. Nel finale con orgoglio la Turris prova quantomeno a tornare al gol. Esempio, impegna Saracco e poi anche Trotta dentro l'area di rigore. Tenta di girarsi, pallone alto. Torna a vincere l'Audace dopo tre partite e sale a quota 15 punti. Ancora una gara senza gol all'attivo per la Turris. Un digiuno che perdura ormai da 479 minuti.